Cosa si può fare e cosa fa l'Università degli Studi dell'Aquila per appiattire le disuguaglianze e permettere a ragazze e donne di essere rappresentate in una disciplina STEM? Innanzitutto, la prima cosa che facciamo negli ultimi anni, abbiamo fatto tanto come università. La prima cosa che si fa in questi casi è cercare di capire quali sono i termini esatti del problema. E quindi siamo partiti da un'analisi di bilancio, cioè abbiamo provato a vedere effettivamente quali sono i numeri delle ragazze nel nostro Ateneo, sia a livello di studentesse, sia a livello di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sia a livello di personale docente. Quindi abbiamo analizzato tutti i numeri dell'università in una prospettiva di genere. Al termine dell'analisi ci siamo resi conto che effettivamente un problema c'è e quindi abbiamo pianificato una serie di azioni che sono approvate in un Gender Equality Plan, quindi un piano proprio di azione sul genere che prevede delle misure, dei responsabili delle misure, lo stanziamento economico, quindi l'investimento economico che l'università fa per l'attuazione di queste misure. Tra 3 anni inizieremo a vedere quali sono i risultati per l'implementazione di queste misure. Diciamo, l'iniziativa di oggi rientra perfettamente in questa pianificazione. Lei è la prima direttrice dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Quale messaggio vuole dare a studenti e studentesse? Il messaggio che voglio lasciare alle ragazze è che, come ce l'ho fatta io, che pure diciamo, ho più di 70 anni, quindi ho cominciato la mia carriera in un'epoca in cui in qualche modo la partecipazione delle donne alla scienza era anche minore di adesso, possono tranquillamente farcela anche loro. Certo, rimangono ancora stereotipi e problemi di conciliazione tra un lavoro impegnativo come quello della ricercatrice e la vita familiare, però la mia generazione ha dimostrato proprio questo, che è possibile in qualche modo, anche se con difficoltà, conciliare un mestiere molto appassionante e per certi versi divertente come quello della ricerca scientifica, anche con una vita familiare, con gli affetti familiari. Professoressa, perché è importante ribadire nel 2022 che la scienza è anche donna? Oggi ci sembra che uomini, donne, siamo tutti uguali, anche nella scienza abbiamo le stesse opportunità. In realtà non c'è una vera discriminazione, ma c'è qualcosa di più sottile, più subdolo. Ci sono una serie di stereotipi, di retaggi culturali che fanno sì che in realtà le donne abbiano molta più difficoltà ad andare avanti nella carriera. Vediamo che in realtà all'inizio ci sono pari numeri più o meno di uomini e di donne a livello universitario, a livello di dottorato. Quando si va avanti, le donne improvvisamente spariscono, rimangono solamente gli uomini. Questo è quello su cui dobbiamo lavorare, cercare di cambiare il sistema in modo che anche le donne possano fare carriera fino ai vertici, così come gli uomini. Secondo la sua esperienza, è possibile confermare che i giovani hanno compreso meglio il rischio del cambiamento climatico rispetto ai loro genitori? E se sì, come possono sensibilizzare le famiglie e le loro comunità? Credo che il movimento giovanile stia dimostrando grande consapevolezza dal punto di vista di quello che è il cambiamento climatico e di quanto le scienze del clima siano effettivamente importanti e fondamentali. Forse anche di come i dati della scienza debbano essere finalmente utilizzati come strumento, quindi non solo per creare un senso di minaccia o per fare sensibilizzazione, sensazionalismo. La scienza deve essere utilizzata proprio come strumento all'interno anche delle strategie decisionali e questo i ragazzi l'hanno capito, tant'è che il movimento del Friday for Future ha proprio questo come principale messaggio, quello di ascoltare la scienza anche in termini costruttivi ed evolutivi. Possono fare tante cose come la pressione che stanno cercando di portare avanti adesso anche nei confronti di quelle che sono le posizioni politiche. Possono continuare a impegnarsi nell'opera di sensibilizzazione, affiancandosi al mondo scientifico e cercando di promuovere i dati che la comunità scientifica internazionale sta portando avanti, sempre più rigorosi e sempre più approfonditi. Possono parlarne a casa con i propri genitori, possono modificare quelle che sono le loro abitudini in maniera tale che diventino sempre più sostenibili, però chiedendo anche che il cambiamento sia un cambiamento sistemico, quindi quel cambiamento che possa effettivamente dare l'opportunità a tutti quanti di cambiare in meglio. Professore, perché il femminismo serve anche agli uomini, che è poi anche il titolo di un suo libro?
perché insegna anche agli uomini tutta una serie di poteri e di forze che determinano la loro vita e di cui molto spesso non si rendono conto, perché le attribuiscono ad una natura o a certe circostanze naturali che in realtà sono date dalla società. La critica a queste forze l'hanno fatta soprattutto i movimenti femministi.